qui con Vanni Grazia, presidente della FIDAL Lombardia, un anno trascorso ricco anche di successi. Quali traguardi avete raggiunto che di cui va più fiera come presidente regionale? Beh, come presidente regionale praticamente abbiamo vinto tutte le manifestazioni a livello interregionale, anche nazionale, come regione, ma anche come società, perché abbiamo vinto il titolo italiano assoluto con una società lombarda, il titolo italiano a livello con una società lombarda. Siamo praticamente l'espressione del 20% dell'attività in Italia. Che non è male. Quindi è frutto del vostro grande lavoro dietro le quinte. Certo, soprattutto delle società, dei giovani e del territorio, perché le nostre province lavorano sul territorio veramente molto bene e i giovani sono veramente la nostra forza, perché sono linfa vitale per le società che poi crescendo diventano appunto società campioni d'Italia assolute. Quindi, ricco di aspettative, perché non peraltro c'è Expo che arriva a Milano, per la Lombardia è un grande lancio promozionale anche per gli sport. L'atletica leggera in questo momento, in questo periodo, come si pone a livello organizzativo per iniziative eventuali? Allora, innanzitutto è bellissima l'iniziativa del presidente Mazzorati degli sport in piazza, e quindi sicuramente troveremo il modo di fare diversi eventi in piazza. Poi ho portato a Milano i campionati italiani allievi, ho pensato proprio allievi perché hanno 16-17 anni, che è un'età giovane, e quindi collegheremo a questo evento altri eventi collaterali in Piazza Duomo, comunque nelle vicinanze, proprio per avvicinare i giovani a questa specialità. Poi in un contesto come l'Arena, che è un impianto molto bello, un po' da rimettere a posto, ma veramente ci sono. La Presidente, qual è il suo più grande sogno? Da presidente il mio più grande sogno è quello che riusciamo a fare un impianto indoor a Milano, visto che è dall'85 che è crollato e non siamo riusciti a rifarlo, le amministrazioni non l'hanno più rifatto, quindi il mio sogno è proprio questo. L'augurio a questo punto per il Natale, per il 2015. Certo, tanti auguri per un 2015 splendido, con ancora più successi rispetto a quelli che sono già stati fatti.